Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Finalmente riesco a chiacchierare un pochettino con voi, quindi torno con un nuovo video chiacchiericcio. Mettetevi comodi perché sarà, secondo me, un po' lungo, anche se cercherò di sintetizzarvi un po' tutto. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di allattamento. Ci tenevo infatti a raccontarvi la mia esperienza, anche perché in tanti comunque me l'avete chiesta e visto che è stato un po' particolare, ho deciso appunto di raccontarvela. Partiamo con la premessa che non voglio assolutamente spaventare nessuna futura mamma, però ecco, forse ci sono delle cose che se io avessi saputo prima della mia esperienza con l'allattamento mi avrebbe fatto comodo sapere, quindi se con questo video posso aiutare anche soltanto una di voi, sarò contenta e quindi decido di registrare appunto questo video. Sono munita di iPad perché ormai è passato un po' di tempo, calcolate che Tommaso adesso ha 9 mesi, però sono contenta di registrarvi questo video a distanza di qualche mese perché a mente fredda secondo me riesco a raccontarvi meglio quello che è successo. Quindi appunto se ogni tanto vedete che guardo giù è perché mi sono scritta sull'iPad i pezzi più importanti che voglio assolutamente raccontarvi senza dimenticarmene. Fatta questa premessa lunghissima direi di cominciare. Partiamo dal presupposto che io assolutamente non voglio sminuire l'allattamento materno perché, come tutti ci dicono e ci ricordano, è importantissimo e io ero convintissima quando sono rimasta incinta di voler assolutamente allattare. Non ho mai avuto qualche ripensamento o qualche dubbio. Al corso preparto ovviamente ci avevano detto che è piuttosto faticoso, che potrebbero esserci problemi per quanto riguarda l'attacco del bambino e quindi che potevano insorgere eventuali ragadi, mastiti, eccetera, eccetera. Però diciamo quello su cui si sono concentrati, maggiormente era il fattore attacco del bambino, perché loro ci dicevano se l'attacco è buono tutto va liscio, il problema è nel momento in cui l'attacco non è buono. Se avete visto il mio video del parto, magari ve lo lascio da qualche parte qui sopra. Se non l'avete visto, recuperatelo perché secondo me è importante guardare prima quello e poi questo sull'allattamento, perché ovviamente tutto è avvenuto di seguito. Comunque, se avete visto quel video, saprete che io sono arrivata al momento del parto veramente super super stanca, con 24 ore di contrazioni ininterrotte. Un travaglio abbastanza, diciamo, veloce, però comunque, molto molto doloroso. Il fatto di avere contrazioni da 24 ore non mi aveva permesso assolutamente di riposare, di dormire, quindi io ero veramente molto molto stanca. Come consuetudine fare, ovviamente appena partorisco, la prima cosa che fanno è mettermi Tommaso vicino e attaccarlo subito al seno. E fin dal momento, proprio dalla sala parto, mi dicono subito che il suo attacco era ottimo, quindi io davvero ero tranquilla, perché come vi dicevo, l'unica cosa, l'unico problema che poteva insorgere, per quello che ne sapevo io ovviamente, era un attacco non ottimale. Nel momento in cui mi dicono che l'attacco è perfetto, io ero contentissima. Quindi lui si attacca subito, poi vabbè, l'hanno portato al nido per la notte, perché la prima notte lo hanno tenuto al nido e poi me l'hanno riportato l'indomani mattina dopo che ha fatto il controllo dal pediatra. Quando me lo riportano, ovviamente mi dicono sempre di attaccarlo il più possibile, quindi io stavo sempre con lui super attaccato e diciamo che le prime ore ovviamente vanno lisce perché lui bravissimo, zitto nella sua culla. Il problema inizia, diciamo, nel primo pomeriggio, quando lui comincia ad avere fame e io lo attacco al seno. Come vi dicevo, l'attacco continuava ad essere buono, venivano le ostetriche, anche le pediatre a controllarci, quindi ero abbastanza tranquilla, però notavo che il bambino diventava sempre più nervoso, ma proprio che iniziava a piangere ed era un pianto abbastanza inconsolabile. L'unico modo per tranquillizzarlo era che io lo tenessi in braccio vicino a me, però vi dico, neanche più di tanto. Quei giorni sono stati molto molto pesanti perché, come vi dicevo, lui piangeva di continuo. E non si capiva come mai. Ok, ho dovuto cambiare un po' inquadratura perché qui c'è Tommy che si è svegliato e vuole due coccoline. Comunque, vi stavo raccontando e appunto notavamo che diventava sempre appunto più nervoso. Io, super inesperta, non capivo che cosa potesse avere. So soltanto che ovviamente non era una bella situazione perché ero appena uscita dal parto, stavo super stanca, vero? Lui che piangeva di continuo, quindi non è stato molto facile, ecco. Passate le
48 ore mi sembra, potevo già essere dimessa, quindi vengono a fare la visita a me ed era tutto a posto. Nel momento in cui però visitano lui, si accorgono che aveva avuto una perdita di peso notevole, oltre al calo fisiologico che hanno tutti i neonati. E quindi mi consigliano di rimanere almeno un giorno in più in ospedale per appunto tenere un po' monitorata questa situazione, perché non capivano come mai perdesse peso. Sinceramente dispiaciuta perché volevo tornare a casa, però va bene, c'era da fare questo ulteriore controllo, quindi accetto appunto di rimanere ancora un giorno in più. Considerate che piangeva talmente tanto che, essendo poi il terzo giorno, era il momento di andarlo a registrare, quindi lo lasciamo al nido dell'ospedale mentre io e Davide andiamo all'anagrafe che c'è interna all'ospedale per registrarlo. Quando torniamo, io dai corridoi sentivo un bambino piangere, guardo Davide e dico: secondo me questo bambino è Tommaso, perché non so, sarà l'istinto materno, non lo so, però riconoscevo da subito il suo pianto. E infatti una volta che siamo arrivati, abbiamo suonato, loro ci hanno detto: chi siete? I genitori di Tommaso. Ah, meno male che siete venuti a riprenderlo, perché veramente ci sta facendo disperare, sta piangendo di continuo. Io non vi dico, cioè proprio demoralizzata al massimo, perché ho detto: mamma mia, iniziamo così, cioè bruttissima questa cosa. Comunque, torniamo in camera e di nuovo comincia il solito calvario, perché lui ha appunto questi pianti inconsolabili. Tra l'altro mi accorgo che nella culletta, quando l'ho portato al nido, gli avevano dato anche il ciuccio per cercare di calmarlo. E quindi da lì lui inizia a prendere il ciuccio praticamente al secondo o terzo giorno di vita, adesso non ricordo bene. Nel frattempo i pediatri capiscono che il problema era appunto l'alimentazione, ovvero il fatto che lui sì, si attaccasse, ma che effettivamente poi non riusciva a mangiare. E quindi cominciano a farmi fare la doppia pesata, cosa veramente super stressante. Io non lo auguro a nessuno, perché ti fanno pesare il bambino prima di mangiare, poi te lo fanno attaccare. Che c'è? Mi chiacchierare anche tu? Lui nel frattempo un po' ciucciava, un po' era super stanco e quindi si staccava, si addormentava e quindi bisognava svegliarlo. E poi dopo più di un'ora che stavo al nido a fare questa trafila, lo ripesavano e lui non prendeva neanche un grammo, quindi veramente è stato veramente molto molto stressante. E in più cercano anche di farmi stimolare il seno con il tiralatte, perché ovviamente il problema era che a me non era arrivata la montata lattea, quindi c'era un po' di colostro, ma non c'era latte a sufficienza per nutrirlo. Lui aveva un sacco di fame e quindi continuava a piangere, e dall'altra parte i pediatri però mi dicevano: non ha senso dargli il biberon, perché se noi diamo il biberon poi compromettiamo l'allattamento, quindi è meglio cercare di insistere un po' attaccandolo il più spesso possibile. Il fatto è che io in questo modo non avevo proprio, diciamo, tregua, perché come vi dicevo, lui era un pianto isterico continuo, e in quei momenti che sono piuttosto delicati non è facile gestire una situazione del genere. Nel mentre io comincio ad avere dei dolori veramente molto molto forti al seno, ma tutte le ostetriche che venivano a visitarmi mi davano la crema esterna da mettere, quando finalmente una ginecologa che era venuta per capire come mai io fossi ancora in ospedale, quando per la parte, diciamo, ginecologica ero stata dimessa, perché per loro era tutto a posto, erano i pediatri che non mi lasciavano andare a casa. Io le spiego la situazione e lei mi dice: prendi una tachipirina, perché c'è il dolore è interno, non è un dolore esterno. Effettivamente io non avevo tagli, ragadi o cose, avevo più che altro questo seno super gonfio, durissimo, dolorosissimo, caldo, bollente. Mi sentivo infatti la febbre, continuavo a fare degli impacchi, e attaccare il bambino in una situazione del genere era veramente straziante, proprio doloroso al massimo. Quindi per fortuna appunto lei mi consiglia di prendere una tachipirina e un po' si alleia. Sentirete un po' di casino in sottofondo perché Tommy si è messo qui vicino a giocare. Comunque, per farvela un po' breve, rimaniamo in ospedale alla fine, mi sembra 5 o 6 giorni, perché a me continuava assolutamente a non arrivare questa montata e lui continuava ad avere una perdita di peso davvero importante. Ad un certo punto, il penultimo giorno,
giorno, vado al nido sempre per fare la solita trafila di doppia pesata, tira latte, eccetera, e una puericoltrice che per me è stata il mio angelo veramente, mi dice di assolutamente, mi dice: guarda, io voglio che tu vada via da qui perché mi fa, non ce la faccio più a vederti così, perché nel frattempo io stavo male anche proprio di, psicologicamente, davvero ero molto provata, e quindi dice: voglio che vai via di qua, ti porto io sopra in camera un bidon di latte artificiale, glielo dai e lui si tranquillizza, ti tranquillizzi anche tu. E così appunto io inizio a dargli questo bidon di latte artificiale. Il pomeriggio stesso, voi non mi crederete, ma secondo me qua è stata molto una cosa di testa, appunto io ero più rilassata perché lui finalmente aveva smesso di piangere. E il pomeriggio stesso, sì, stavo aspettando che Davide venisse a fare poi la notte, ero veramente provata, non ce la facevo più, volevo andare a casa, quindi prendo Tommaso in braccio e vado a fare una passeggiata nel corridoio dell'ospedale, e finalmente riesco un po' a lasciarmi andare, quindi scoppio a piangere. Infatti Davide è arrivato e mi ha trovato proprio nel pieno di una crisi. Mi tranquillizza, torniamo in camera e lì mi è arrivata la montata. Cioè, improvvisamente io sento tutto questo latte scendere, quindi finalmente era arrivato il latte. L'indomani ci dimettono finalmente, perché appunto lui ormai aveva cominciato a mangiare con il biberon, anche se io comunque lo attaccavo, perché adesso il latte c'era, quindi lo attaccavo senza problemi, e si era tranquillizzato, ha cominciato a riprendere peso. In un giorno aveva ripreso un sacco di peso, quindi davvero erano tutti molto contenti, io in primis, perché è stato molto pesante, devo dire la verità. E appunto il giorno dopo ci dimettono con la premessa che comunque a casa io avrei dovuto continuare con questo biberon di aggiunta. Lì per lì, sono sincera, io l'ho vissuto un po' come un fallimento, perché come vi dicevo la mia idea dall'inizio era quella di allattare, quindi dare questo biberon non ero molto contenta, sinceramente. Però una volta arrivati a casa, ovviamente io lo attaccavo, proponevo il biberon, ma lui tutte le volte me lo rifiutava, segno che bastava quello che prendeva da me. E quindi elimino il latte artificiale, che praticamente a casa non ha mai preso. Siamo andati avanti così per i suoi primi 3 mesi e mezzo. Molto stancante e faticoso, perché io non avevo chissà quanto latte, sono sincera. Lui non era un bambino che amava, diciamo, farsi quelle poppate di mezz'ora, no. Lui faceva i suoi 5 minuti, poi si addormentava, come lo poggiavo però in realtà si svegliava, perché non era né sazio e ne aveva sonno, semplicemente era stanco di ciucciare, quindi era sempre molto faticoso, proprio da arrivare a punti in cui non avevo neanche il tempo di andare in bagno, perché lui proprio si svegliava che voleva mangiare, ovviamente. E comunque considerate che lui è tuttora così, che siamo in svezzamento, autosvezzamento, lui mangia sempre molto poco e spesso, quindi potete immaginare cosa voleva dire averlo sempre perennemente attaccato, con poi le persone che ti giudicano perché però è possibile che ha già finito di mangiare, ma no, ma dovrebbe stare lì e ciucciare, quindi davvero è stato stressante. Però resisto i primi 3 mesi e mezzo, quando poi un giorno mi rendo conto che in realtà erano proprio 2 giorni che era super nervoso, piangeva di continuo e non capivo che cosa avesse, fin quando mi viene un'illuminazione. E avevo ancora una bottiglietta di latte artificiale che avevamo comprato da tenere a casa per gli inizi. Scusate, però Tommaso sta toccando tutto, quindi... E quindi decido appunto di dargli un po' di questa aggiunta, e lui se la finisce in un attimo. Quindi da lì capisco che i suoi pianti erano di nuovo dovuti a fame. Sinceramente non mi sono mai trovata bene nel attaccarlo prima al seno e poi dopo dargli il biberon di artificiale, perché lui la maggior parte delle volte poi il biberon non lo voleva, proprio forse perché era stanco, non lo so. Quindi io ho cominciato direttamente a sostituire delle poppate. Un giorno, non so che cosa è successo, sarà stato lo sciopero del poppante, lo chiamano, non lo so. Fatto sta che lui però non voleva più attaccarsi, se non quando eravamo in posizione sdraiata. Ma voi capite che non è che potevo stare tutto il giorno nel letto, perché appunto io vi ho spiegato lui come faceva per mangiare, no?
E quindi appunto comincio a diminuire l'allattamento al seno, anche perché appunto lui questa cosa è durata 2 o 3 giorni pieni, il fatto di non volersi attaccare se non da sdraiato, di conseguenza il latte ovviamente a me è diminuito tantissimo. E vi dico la verità, però di conseguenza io ho cominciato anche un po' a respirare, perché a parte che il biberon ovviamente poteva darlo anche il papà, la nonna, insomma, ma poi soprattutto perché lui ovviamente mangiava, però poi c'era un po' di tempo prima della poppata successiva. E quindi appunto cominciamo ad avere anche un po' di ritmi che invece prima assolutamente non avevamo. Passano i mesi, nel frattempo cominciamo lo svezzamento e quindi anche lì le poppate di latte artificiale ovviamente si diminuiscono per forza di cose, con calma. E io però in tutto questo mantengo il seno la notte, perché lui ancora si svegliava la notte per mangiare, e la mattina. E questo dura fino ai suoi 7 mesi, 7 mesi e mezzo, con queste praticamente 2 poppate, fino a quando è stato proprio lui a decidere, vabbè, la notte poi ha smesso di mangiare, e anche quella del mattino, che era quindi l'unica che avevamo mantenuto, ha deciso lui di staccarsi, di non volerla più. Questo è un po' come sono andati tutti i fatti. Non è stato facile, io dico sempre che ho un ricordo molto più bello del parto rispetto che l'allattamento, che è stato veramente molto provante. Poi anche faticoso, ho un ricordo molto 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 più bello del parto. Mi sono dimenticata di farvi 2 precisazioni importanti. La prima è che ho cercato di farmi aiutare, ma appunto non c'è stato verso. La seconda è che ho fatto di tutto, anche quando ho cominciato a dargli l'artificiale, perché lui rifiutava di essere allattato, come vi dicevo, in altre posizioni se non da sdraiato. Io ho cercato anche di tirarmi il latte e di dargli il mio nel biberon, ma anche lì non c'è stato verso, perché io con il tiralatte riuscivo a tirare veramente pochissimo latte, perché come vi ho detto non ho mai avuto grande abbondanza, e quindi anche lì comunque non bastava. E tra l'altro era comunque ulteriormente stressante il fatto di avere a volte lui che si attaccava e altre volte dover avere il tiralatte sempre lì comunque a cercare di tirar fuori qualcosa. Nel momento in cui ho introdotto questo latte artificiale, sinceramente non l'ho fatto a cuor leggero, ci sono stata parecchio male, sono sincera, ma perché non era così che me l'ero immaginato. Però poi ho visto che sinceramente le cose si sistemavano, perché come vi dicevo, non è servito tanto per avere una routine. Lui finalmente riusciva a mangiare, aveva il suo tempo poi per rimanere un po' sveglio e riusciva sicuramente a riposare di più, anche se non è mai stato un grande dormiglione. Quindi alla fin fine è stata la scelta migliore che potessi fare. L'unica cosa, se poi riguardo un po' indietro, sono pentitissima di non aver chiesto prima l'artificiale in ospedale, cioè di non oppormi nel momento in cui loro continuavano a dirmi che era inutile darglielo, che avrebbe compromesso l'allattamento, anche perché, parliamoci chiaro, il ciuccio l'hanno dato subito nel momento in cui l'hanno sentito piangere, sono stati loro a darglielo, però il biberon no. In realtà tutti e 2 compromettono l'attacco al seno, quindi se dovesse capitare eventualmente con un secondo figlio agirei diversamente, perché sicuramente avrebbe aiutato me, ma anche lui ad essere più tranquilli, più rilassati, e quindi diciamo mi sarei evitata tantissimo stress in più. Anche perché poi nella nostra condizione, come vi dicevo, lui in ospedale ha cominciato a prendere il biberon, ma a casa poi non l'ha voluto, quindi non c'è stata questa compromissione. Anzi, lui sapeva benissimo che voleva il seno, quindi l'ho trovato un po' uno stress inutile. Vi ho raccontato tutto, questa è stata la mia esperienza. Spero di non aver spaventato nessuna futura mamma. Tommy è qui che se la ride, scusate per il casino, per qualche inquadratura traballante, ma è così, non posso farci niente, è vita la mamma, lo sapete meglio di me se avete già dei bambini e se non lo scoprirete. Detto questo, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!